sono escluso il titolo, il sottotitolo è Ti voglio bene. E quindi pure se lui fa il padre, si è mimetizzato tra le persone, io volevo dire a lui e a quest'altro grande insegnante. Vita vinta, no? Perché Daniel, che viene vicino a mamma, è una sfida vinta. E con il dottore Cristiano, chi è che il signore di questa vittoria? Come si chiama? È Romano. Io volevo dire grazie a Romano, perché Romano è stata la persona che ha saputo guidarmi in questa salita, è stato il mio allenatore, la persona che mi ha insegnato a scartare la logica e a nutrirmi di emozioni, perché si tirano fuori i figli da certe stanze buie solo attraverso le emozioni. E lui un giorno mi disse: Robè, ti passo questa parola. E mi raccontò di Rita Levi Montalcini, che io conoscevo ma non sapevo cosa mi voleva dire lui. Lui mi disse: il DNA non lo può modificare nessuno, però sappi che la Montalcini, non io, mi disse lui, perché è una persona molto umile, so che i geni sono condizionati dal comportamento e dall'ambiente. Quindi se io e te riusciamo a cambiare l'ambiente, a cambiare il nostro comportamento, noi in questo isolamento, questa rabbia, questa richiesta di aiuto di Daniel, riusciamo a tradurla. E io sarò eternamente grata a quell'uomo che è seduto là, e certo che poi devi venire, non te l'ho detto prima, ma devi venire vicino a me. Mi ricordo anche la data, Roma, era il 2 febbraio, era il 2 maggio del 2008, io sono venuta a casa tua e ti ho chiesto aiuto. E oggi voglio lanciare un piccolo messaggio. Quando si parla di psicologo, di psicanalista, di terapista, la gente è sempre molto portata a chiudersi. Io adoro il mio psicologo. Sei molto di più. Lui è uno psicomotricista. Io ho chiesto aiuto a Romano. Romano mi ha insegnato la fiducia nella vita. E io oggi, per cosa ti ho detto? Che se mio figlio... Che io gli dissi il giorno dopo che ci siamo incontrati, Roma, io ho rivisto un film in te, l'uomo che sussurrava i cavalli, tu sei l'uomo che sussurra i bambini. Romano, a differenza di Roberta, non parla, agisce, e lui mi ha guidato in questa rinascita. E quindi io ringrazio di nuovo Daniel e ringrazio Romano. E ti ringrazio come si usa in Happy Bike. Grazie, compa. Riprendo solo una metafora, la salita. Avete l'immagine del campione del mondo che vince la gara? Cosa fa? Si aggiusta, alza le braccia, ma verso chi corre? Quella è una metafora, quella è la mamma e il secondo è il papà. Quindi vi richiamo alla famiglia. Quando io aiuto i genitori parlo sempre della parte, l'amore è importante, il centro motore è l'amore. L'amore è quello che ci può aiutare. L'amore aiuta la speranza, aiuta la fede e quindi può aiutare anche voi.
Io ringrazio, io ti ringrazio. Noi ci vogliamo bene. Noi ci sentiamo spesso, la sera, e parliamo anche di altre cose. Lui è stato uno dei miei maestri più severi, ce li ho qua, il maestro e l'altro maestro, sono quelli che mi hanno veramente bastonato in ogni modo, però poi alla fine quando siamo arrivati alla fine del percorso mi hanno detto sì, bravo, ci vogliamo bene. Anche questa, esperienza che state facendo è un'esperienza grandiosa, lo sport è importante. Ma non è lo sport importante. Io sono un riabilitatore, è il movimento importante. Il movimento è il centro motore delle nostre passioni. Non è il linguaggio il centro motore delle nostre passioni. Questo per dire, è il movimento. Quando il bambino va dal medico e chiede a che periodo si è mosso, 5 mesi, 4 mesi, è il movimento. Il nostro cervello più antico è il movimento, non sono i frontali, il linguaggio, è il movimento. Quindi io quando lavoro con bambini come Daniel, che è carissimo, era un osservatore, lui stava con altri bambini e stava ora a guardare il lavoro degli altri bambini. Anzi, stavo due bambini e stava ora a guardare, stava già apprendendo. L'apprendimento avviene anche solo guardando. Quindi, questo è importante. Il movimento è centrale. Non è centrale per lo stress soltanto. Cosa produce lo stress? Il mio professore, ho fatto 40 anni di formazione, è ancora vivente, con un professore francese, professore di educazione fisica. Lui parla che addirittura alcune malattie, tramite il movimento, e adesso stiamo cominciando anche a fare della ginnastica per antitumorale, perché lo stress, le tensioni sono alla base di tutto. Tensione, distensione, i centri motori, il movimento. Lo sport è il completamento. Grazie per avermi ascoltato.